E questa era Simonetta Spiri con La forza del perdono, un brano che sta andando alla grande, gettonatissimo devo dire in questi giorni qui a Container Radio, ma non solo, vero Carmela? Verissimo, io lo adoro. Decisamente. Questo brano mi è piaciuto tutto. Ci sta piacendo molto. E intanto andiamo ad introdurre il nostro primo ospite della serata, il nostro buon Patrizio Paccioni. Ciao Patrizio. Ciao Andrea, ciao. Allora, tutto bene? Tutto benissimo, alla grande, come sempre. Bene, sono contento, ci ritroviamo dopo un bel po' di tempo qui a Container Radio. Ce l'avevamo sentiti l'ultima volta con una serie di concorsi che è andata alla grande, prima della fine del mondo praticamente. Stiamo parlando della maialata, giusto Patrizio? Ma io direi che ho contribuito a sventare la fine del mondo grazie alla maialata. È vero, è vero. Beh, d'altra parte è stato veramente una bella serie di concorsi, ne abbiamo parlato ed è stato veramente bello. Adesso però ritorniamo con te perché nel frattempo è uscito il tuo nuovo libro. È uscito il mio nuovo libro, sì, un libro che al quale poi si dice sempre così, perché come si dice l'ultimo figlio è sempre quello che si ama di più, però veramente a questo libro sono legato particolarmente. Beh, un bel libro che sì, insomma ti fa ritrovare anche come scrittore in questo caso, e noi siamo curiosi di saperne qualcosina in più, anche perché abbiamo letto delle belle recensioni. È uscito praticamente il libro da 15 giorni, 20 mm-hmm. giorni ufficialmente, e devo dire che sta riscuotendo un successo perfino inaspettato nella sua misura. Evidentemente il tema che ho voluto trattare in questa occasione è un tema che è a cuore di molti lettori. È un libro che parla, il titolo è Il guarito delle giovani volpi, edito da Melina Nerella, che ormai è il mio editore tradizionale, ed è un libro dedicato a Ina Salem, una ragazza pakistana che 6 anni fa fu uccisa a Sarezzo dal padre, dai suoi parenti, aveva deciso di vivere all'occidentale. Quindi è un libro che affronta il delicatissimo tema dell'integrazione e dell'integralismo, ma nello stesso tempo anche quello ancora forse più attuale della violenza sulla donna. Qui si parla quindi di violenza, una cosa attualissima, perché anche in queste ultime settimane, insomma, abbiamo assistito a un sacco di, purtroppo, di casi di cronaca che ci hanno riportato proprio verso la violenza sulle donne, Patrizio. Sì, è un tema che mi è sempre stato molto a cuore, fin da quando pubblicai Mater, che era un romanzo scritto tutto al femminile, che parlava proprio di questo tema. Questo libro, questo romanzo, Il guarito delle giovani volpi, è un romanzo che avrei voluto scrivere addirittura a ridosso del terribile fatto di cronaca di Sarezzo, perché mi aveva colpito moltissimo, cioè capì quali motivi, io sono padre anch'io, quindi non credo che possano esistere motivi ideologici, religiosi, validi al punto di accanirsi contro il sangue del proprio sangue. E quindi la mia reazione già quando fu diffusa la notizia fu estremamente, come dire, sgomenta. E uno scrittore reagisce alle emozioni, alla fortuna forse di poterle buttare fuori trasferendole su carta, pubblicando, scrivendo un romanzo e pubblicando un libro. Solo che il tema che andavo ad affrontare richiedeva uno studio particolare di quello che è il modo di vivere di popoli che sono diversi da noi, che hanno tradizioni diverse da noi, e quindi l'instant book che avrei voluto pubblicare poi si è trasformato invece in un lavoro molto intenso che mi ha preso, mentre tu sai benissimo che nel frattempo sono usciti altri romanzi, altri libri, ma che comunque si è protratto per 6 anni. Perfetto. Dove lo possiamo trovare questo romanzo, Patrizio?
Ma il romanzo, allora, il romanzo è un editore che si sta muovendo molto bene, sta crescendo, ha da poco riuscito a, non è poco, ha riuscito a ottenere la distribuzione nazionale, quindi solo che non è ovviamente Rizzoli o la Mondadori, quindi per essere presente con un solo libro in tutte le librerie italiane bisognerebbe tirare una fare una tiratura di decine e decine di migliaia di copie. Questo libro si può trovare nelle librerie più grandi e se non si trova si può ordinare perché è nell'archivio di tutte le librerie italiane, quindi chiedetelo, se ce l'hanno ve lo consegnano al momento, se non ce l'hanno lo potete ordinare, dopo qualche giorno arriva al vostro libraio, oppure sul sito di melinonerella.it o su tutti i siti di che in internet vendono libri, può essere comodamente ordinato e ricevuto al domicilio. A proposito dei libri, Patrizio, tu in questi giorni ci farai da corrispondente, come anche l'anno scorso, al Salone del Libro di Torino. So che praticamente partirai già domani mattina, vero? Domani mattina, hanno cominciato senza di me, come si dice in questo caso, ma io avevo un impegno a cui tengo tantissimo con Radio Container e quindi ecco, dico aspettatemi, poi sai che le persone importanti si fanno sempre un po' attendere. Beh, giusto in effetti. E avrai modo di presentare anche il tuo libro al Salone del Libro di Torino? Sì, assolutamente sì, sono presente purtroppo non per tutto il periodo perché domenica ho un altro impegno di presentazione a Brescia, quindi dovrò rientrare domenica, però sia domani che sabato sono presente tutto il giorno fino a sera negli stand di Melino Merella, che è presente anche con altri autori, quindi sarà poi io li lascerò gli altri lì e tornerò a Brescia per l'evento di domenica. E tra l'altro ho anche un'altra cosa a cui tengo molto, invece lunedì andrò a parlare di letteratura ai detenuti di un carcere e quindi il tema di uomini che forse hanno sbagliato ma che comunque sono in una situazione di costruzione della libertà e che si può protrarre anche per molti anni mi ha sempre molto appassionato e quindi andrò a parlare volentieri in questo istituto di pena, ecco. È una bellissima cosa quella che fai, Patrizio. Noi ci sentiremo quindi sabato pomeriggio all'interno di Container dal Salone del Libro di Torino. Io intanto ti ringrazio per questa tua partecipazione questa sera qui a Pigiama Party su Container Radio. Sì, però io ti chiedo di tenere a freno le due scatenate speaker che sono con te, perché sono terribili, sono due diavoletti, eh. Abbastanza direi. Ma adesso avrai modo di sentirle ancora in azione tra poco. Molto bene, un saluto anche a loro da parte mia, allora. Ragazze, ci siete? Salutate tranquillamente, siete sì, in collegamento. Sì, ogni tanto. Ciao, Patrizio. Ciao, eravamo Carmela. Un po' qua in chat a prendere le prenotazioni dei brani. Che stranamente oggi siamo in sovraccarico. Questo con Andrea tutto a posto, sì, è un bravo ragazzo, vero? Sì, ancora non l'abbiamo pigliato. No, ma vedi. È per questo che trasmettete allora da tre posti lontani, le temi, eh? Infatti, vedi, è proprio per questo, Patrizio, anche se volessero, non mi possono picchiare perché sono lontanissime, quindi non c'è problema, io sono tranquillo, capisci? Esiste l'aereo. Esatto. Ma se ti prendono... infatti sto temendo quel giorno, vediamo quando succede, poi comunque vi saprò dire... Io sai che una delle cose da quando ci conosciamo che ho sempre sognato è un mega raduno di ascoltatori di Radio Container. Quando lo fai io in qualsiasi parte d'Italia non vengo. Ma va benissimo, cercheremo di organizzarlo, speriamo anche di riuscire a farlo presto, magari per festeggiare qualche bel evento di Container Radio.
Benissimo, benissimo. Bene, Patrizio, io ti ringrazio ancora per la partecipazione. Ci sentiamo domani, allora, con tutti gli ascoltatori di Radio Montagna, li voglio tutti, li conto. Certamente, quindi, da Salone del Libro di Torino. Grazie ancora, Patrizio, buona serata. Ciao, buona serata, ciao a tutti, Patrizio. Buona serata. Ciao, Patrizio. Ciao, ciao.